Questo Natale lasciati ispirare da Rabarbaro, il nuovo capolavoro l'erbolario. Una linea profumata, leggera e armoniosa, come un'opera scolpita nella natura. L'erbolario. Finire del 2018 è tempo di Blue Rating Awards, la seconda edizione si arricchisce di nuove categorie e nuovi premiati, come sempre un focus sulla eccellenza dei servizi di consulenza finanziaria, sui protagonisti, sui nomi, sui volti, dove c'è eccellenza c'è naturalmente Blue Rating. La manifestazione ha avuto come prime sponsor un big dell'asset management come Amundi ed è stata presentata da giornalista Marco Muffato, coordinatore della stessa. Nell'occasione sono stati conferiti 24 premi insieme a 4 riconoscimenti speciali del prestigioso award giunto alla sua seconda edizione. Oltre alle 8 categorie premiate in riferimento ai consulenti, sono stati anche dati dei premi speciali a dei protagonisti del mondo delle reti. Il premio per la carriera riconosciuto ad Alessandro Foti di Fineco è stato ritirato da Paolo Di Grazia, direttore generale della società, mentre il premio innovazione MiFID 2 è andato ad Andrea Cardamone, amministratore delegato di Banca Widiba. Spazio anche all'importanza del brand con il premio speciale ritirato da Paolo Martini, co-direttore generale di Azimut Holding e co-amministratore delegato di Azimut Capital Management, mentre il premio giovane manager dell'anno è andato a Deutsche Bank Financial Advisor e al suo responsabile della rete Silvio Ruggiu. Siamo qui con Paolo Di Grazia, vice direttore generale Banking, Brokerage, Marketing e Innovation di Fineco Bank, al quale chiediamo di tracciare una sorta di bilancio di quello che è stato il 2018 della consulenza di Fineco e anche una sorta di augurio prospettico per il 2019. Cosa avete in serbo? Beh, il 2018 è stato un anno molto buono per Fineco. Sicuramente sulla scia degli anni precedenti confermiamo la sostenibilità e la solidità del nostro modello di business che integra la consulenza con l'attività di banking transazionale e l'attività di brokerage. Tutto questo ha spinto sicuramente l'acquisizione di nuove masse, di nuovi clienti ed è quello che ci aspetteremo spinga anche il 2019, quindi continueremo nel solco del 2018, siamo sicuri che siamo sul trend giusto, sicuramente la digitalizzazione è un aspetto importante, sempre più clienti apprezzano quindi quello che offriamo insieme al rapporto qualità-prezzo dei nostri servizi di consulenza e la direi user experience eccezionale che offriamo ai nostri clienti sia sui servizi di consulenza che sulle piattaforme in generale. Anche il mondo della consulenza ha i suoi giovani talenti, quelli della categoria junior. Siamo con Nicola Fabris, premiata nella categoria Junior, alla quale chiediamo un commento chiaramente sulla vittoria e il perché ha deciso di iniziare questa professione. Beh, in realtà è iniziato un po' per caso, dagli studi universitari in banca e finanza, e ho deciso di intraprendere appunto la carriera come consulente, di aprire partita IVA e di provare a lanciarmi in questo mondo per me un po' sconosciuto, ma nel quale credo molto. Non vedo un futuro nell'istituto e nel monomandato, ma mi piace la consulenza libera e indipendente, spero insomma che questo sarà il futuro e credo che ci sia bisogno di noi giovani insomma per portare avanti questa professione. Siamo con Giuseppe Rubolino, uno dei premiati nella categoria junior, al quale chiediamo il perché ha iniziato a essere un consulente finanziario. Intanto volevo ringraziarvi per questo premio, a tutti di Blue Rating. Ho scelto di fare il consulente finanziario perché 10 anni fa credevo che fosse il lavoro del futuro. Oggi ne sono più che convinto e credo che per i prossimi anni non può che essere migliorativo come lavoro. Ecco. Credo poi questo premio che vada dedicato soprattutto alla mia società, perché è una società che investe nei giovani e ha tutto un programma per far sì che i giovani possano iniziare questa attività che è molto complicata nel periodo iniziale, però se alle spalle si ha una società che ti sostiene diventa tutto più semplice, come è stato nel mio caso. Ecco. Essere un professionista non può prescindere da una formazione costante e attenta come quella riservata dalla categoria Education. Siamo con Enrico Alzani, vincitore nella categoria Education, al quale chiediamo l'importanza della formazione finanziaria per il professionista.
Sì, io credo che sia importante e l'importanza sta nel fatto che ogni consulente vada aiutato a scoprire le proprie migliori competenze, le proprie risorse e vadano potenziate e valorizzate al massimo al servizio della sua carriera e magari in un team di gruppo, come si parlava prima nella conferenza. Siamo con Corrado Lanzi, sempre categoria Education, a quale chiediamo un parere sull'importanza della formazione per il professionista della finanza. È importantissimo perché ci consente di rimanere sempre attivi, presenti sul mercato e attenti ai cambiamenti che sono quotidiani sotto tutti gli aspetti, normativo, tecnologico, relazionale, e poter essere aiutati a cambiare, a seguire questo cambiamento è fondamentale, e il formatore è questo veicolo, questo facilitatore del cambiamento. Siamo con Danilo Coccola, vincitore nella categoria Education. Domanda d'obbligo: l'importanza dell'educazione, della formazione per il consulente finanziario. Ma allora, in tutte le attività commerciali, professionali, la formazione secondo me è indispensabile. Il nostro mondo è un mondo che sta cambiando in maniera clamorosa per normativa, per tecnologia, perché il mercato ci sta portando, e credo che i formatori, soprattutto quelli interni, siano in grado di dare una spinta incredibile, perché lavorano in maniera trasversale dall'interno a supporto dei colleghi, quindi essendo presenti sul campo secondo me sono molto utili. Siamo qua con Ferdinando Rebecchi, responsabile di BNL BNP Paribas Life Banker, al quale chiediamo di tracciare una sorta di bilancio di quello che è stato il 2018 della rete e di quelle che sono le prospettive per il 2019. Beh, nonostante non sfugga a nessuno quanto quest'anno sia stato un anno complicato, soprattutto dalla primavera in poi, noi anche quest'anno abbiamo raggiunto i nostri target, riteniamo di chiudere l'anno appunto raggiungendo circa 1.2 miliardi di new asset, e qui preciso che per noi gli asset non sono soltanto la raccolta ma anche l'impiego, nel senso che, come si sa, il nostro modello abbraccia non soltanto il mondo dei servizi di investimento ma anche quello dell'impiego, non soltanto ai privati ma anche alle aziende. E cresceremo nella nostra rete di circa 90-100 nuovi consulenti finanziari, quindi centrando perfettamente i target previsti per il 2018. E per quanto riguarda il 2019, dobbiamo soltanto continuare a crescere in linea con quello che è il nostro piano industriale 2020, che prevede anche per il 2019 una crescita di altri 100 life banker e un altro 1.2-1.3 miliardi di asset, il 75% dei quali, degli asset relativi al risparmio, investiti in prodotti di risparmio gestito e polizze assicurative, e il 25% circa in amministrata diretta. Questi sono i nostri obiettivi. In un mondo dove la tecnologia sembra aver raffreddato i rapporti tra cliente e consulente, quanto è ancora importante la relazione umana? Lo capiamo con i vincitori della Customer Relationship. Siamo con Donatello Ceccotti, tra i vincitori nella categoria Customer Relationship, al quale vogliamo chiedere l'importanza della relazione con il cliente per la figura del professionista della finanza, il consulente finanziario. La relazione è fondamentale, perché noi ci dovremmo definire prima di tutto gestori di relazione oltre che consulenti finanziari, perché nella relazione troviamo degli elementi fondamentali per capire e supportare il cliente nelle sue scelte di investimento. La relazione poi diventa fondamentale anche per aspetti che vanno al di là del mero rendimento, ma sono importanti per cogliere quelle dinamiche legate a obiettivi molte volte latenti, quindi è fondamentale. Creare relazioni empatiche che si instaurano dunque il percorso di vita del rapporto con il cliente. Molte volte si ha anche la fortuna di avere dei rapporti che vanno anche al di là del mero rapporto professionale, anche di amicizia, quindi si instaurano veramente dei rapporti di lungo periodo che rendano piacevole la professione per chi la fa, e speriamo anche il cliente poter avere il supporto di un consulente. Siamo con Nicola Galli, tra i vincitori della Customer Relationship, al quale chiediamo l'importanza della relazione con il cliente per il consulente. Ok, l'importanza è dovuta fondamentalmente al cercare di far crescere sia il proprio portafoglio, mantenere il portafoglio, creare un rapporto di amicizia e di fiducia con la clientela. Io ho parecchi clienti, un portafoglio grande, e non ho un cliente a cui io dia del lei.
Quindi anche il fattore emotivo, il fattore amichevole è stata una parte predominante di questa crescita, che è venuta esponenzialmente. Venendo da un'altra rete, il mio portafoglio si è triplicato. E gestendo situazioni particolari anche aziendali, peraltro ho fatto anche una quotazione di una società in borsa e ho aiutato un'azienda a vendere una società ad un private equity, ha dato anche carica personale nel gestire situazioni difficili in momenti difficili. Quindi direi che personalmente penso di essere decisamente bravo nel gestire la situazione emotiva della clientela e far crescere anche le aspettative della clientela. Questo è quello che io credo di saper fare meglio. Siamo con Mauro Sereni, vincitore nella categoria Customer Relationship. Una riflessione sull'importanza della relazione con il cliente per la figura del consulente finanziario. È tutto. La relazione è quella che ci permette di instaurare un rapporto di fiducia, di far capire al cliente che noi facciamo un lavoro, ma lo facciamo anche nel suo interesse, e se il cliente non percepisce questo non resta cliente. Quindi noi dobbiamo lavorare per, ovviamente per sostenerci, ma allo stesso tempo per dare un valore enormemente aggiunto, mi preme di dire, alla clientela, che non è solo risultati sugli investimenti, ma anche assistenza nelle varie fasi che la vita dell'investimento può avere, consigli e consulenza su quello che il cliente fa con altre banche, perché non è detto che il cliente abbia tutti i soldi con noi e quindi a volte è necessario intervenire in amicizia anche su quello che ci sono presso altri istituti. E quindi la relazione è fiducia, la relazione è alla base del nostro lavoro. Senza di quella, secondo me, non si può fare il consulente finanziario. Vivere la consulenza finanziaria al femminile, la categoria Woman. Siamo con Francesca Alberici, vincitrice nella categoria Woman, al quale chiediamo un commento appunto al premio e alla sua attività di donna consulente finanziaria. Come ho detto, sono molto orgogliosa del premio che ho ricevuto, ho ringraziato anche Allianz Bank che mi ha candidata a questo premio prestigioso, perché penso che di donne valide ce ne siano veramente tante, proprio perché è una professione molto difficile, molto maschile, soprattutto a livello manageriale. Il fatto di avere un successo è ancora per noi importante. La differenza rispetto a un uomo non credo che ci sia poi alla fine, perché questo è un lavoro veramente molto duro, bisogna essere competenti, preparati, c'è tanta concorrenza, quindi ci vuole tanta tanta dedizione. Forse per questo le donne in rete non sono tantissime, perché vuol dire anche spesso sacrificare la propria vita personale per raggiungere degli obiettivi importanti. Siamo con Daniela Pavan, che si è affermata nella categoria Woman, alla quale chiediamo un commento al premio e in generale ruolo di donna nel mondo della consulenza finanziaria. Allora, il premio, l'award, è molto bello perché premia alla fine e durante un percorso importante. L'essere donna in questo mestiere non è facile, sicuramente, ma aiuta anche in altre cose, aiuta nel rapporto interpersonale. Devi farti valere quando ti interscambi con delle persone di un altro livello, e quindi la donna deve farsi valere anche per altro, però aiuta molto. E dopo più di 30 anni di questa attività non posso che essere grata a questa professione, perché mi ha aiutato a crescere. Siamo con Maria Cristina Carraro, vincitrice nella categoria Woman, alla quale chiediamo un commento sul premio e in generale sull'attività di consulente finanziario vissuta al femminile. Allora, diciamo che innanzitutto il premio mi onora e diciamo in qualche modo è una risposta anche diciamo a questa mia attività, insomma, a cui in questi anni ho dato molto del mio tempo. Poi devo dire che il ruolo della donna nel mondo della, chiamiamola, della consulenza è sicuramente un ruolo diciamo importante, dove esprimiamo magari delle caratteristiche uniche nel loro genere, che sono la sensibilità, la pazienza, la capacità di ascoltare. E questo è quanto. Siamo con Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management, premiato oggi nell'ambito del brand. Come vive questo premio e che importanza ha il brand in Azimut? Il brand di Azimut per noi è tutto, è assolutamente un item chiave, e penso che questo premio sia la somma
dei 1750 brand personali dei nostri consulenti finanziari, dei circa 300 dipendenti della nostra società, ed è quindi un giusto impegno che noi mettiamo ogni giorno nel cercare di far sì che il nostro brand sia diffuso in Italia in maniera sempre più importante. Devo dire che la sfida è iniziata tanti anni fa, ormai esattamente 27 anni fa, quando è nata la nostra società, e nei prossimi anni continuerà sempre di più, e abbiamo intenzione di valorizzare sempre più il brand delle singole persone insieme al brand Azimo, che si presenterà come una piattaforma utile per supportare i consulenti a fare sempre meglio la loro attività. Il reclutamento è sempre un tema forte nell'ambito delle reti. Vediamo insieme quelle che sono state le top entry dell'anno. Allora, siamo con Lianella Mangilli, tre vincitori della categoria Top Entry, alla quale chiediamo un commento alla vittoria e anche una riflessione sulla nuova esperienza professionale. Allora, sono assolutamente contentissima di questo riconoscimento che l'azienda mi ha dato e Bluretina mi ha dato la possibilità. La nuova avventura in Azimut è un grandissimo stimolo per me dopo 22 anni di un'altra società, e sono certa che farò bene a me e metterò però al centro degli interessi del cliente, per cui sono certa che sarà una bellissima avventura. Siamo con Sara Stufaldi, tra i vincitori nella categoria Top Entry. Chiediamo un commento alla vittoria e una riflessione sulla sua nuova esperienza professionale. Vincere è una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi certo fa piacere, e la mia nuova esperienza professionale è iniziata sotto le migliori stelle. Devo dire, è stata un bellissimo anno, perché ho potuto, diciamo, toccare con mano la fiducia che i miei clienti mi hanno dato, perché ho avuto una ottima redemption del mio portafoglio. È stato bellissimo arrivare in una banca che funziona e capire anche che secondo me ha interpretato bene l'innovazione tecnologica, prima di tutto, che è insomma un po' il futuro del nostro settore, e anche la modalità con cui davvero mette al centro i clienti. Sono molto contenta di aver cambiato, mi chiedo come mai non l'ho fatto prima. Siamo con Marco Conti, tra i vincitori nella categoria Top Entry. Vogliamo sapere da lei un po' le emozioni del premio e le emozioni della sua nuova avventura professionale. Ma sicuramente sono molto emozionato, è una cosa che non mi aspettavo, e direi che il cambiamento che ho fatto passando da una banca tradizionale a WeDiba è stato veramente epocale per me, anche perché in WeDiba ho visto il futuro. E devo ringraziare proprio l'ambiente in cui mi trovo, perché mi hanno dato le condizioni e la possibilità e il modo migliore e ideale per poter lavorare al meglio e per ottenere il risultato che ho ottenuto. Tanti anni di esperienza presso la stessa rete di consulenza finanziaria, il mondo degli high fidelity. Siamo con Luigi Conte, tra i vincitori nella categoria high fidelity. Chiediamo un commento sull'importanza di sviluppare, di mantenere un rapporto forte con la mandante per il professionista della consulenza finanziaria. Bene, questi sono valori fondamentali per la nostra professione, la solidità, la fedeltà. In una professione dove la fiducia è l'elemento essenziale nel rapporto con i risparmiatori, sono valori appunto che attraverso la relazione tra il consulente e la mandante possono essere trasferiti ai clienti. I clienti apprezzano molto questi valori, i clienti apprezzano molto il consulente che, confrontandosi con essi, possano relazionarsi all'azienda per costruire momenti di crescita, costruire servizi innovativi e definire soluzioni sempre più prossime alle esigenze dei clienti stessi. Passiamo con Gianluigi Albertazzi, che si è affermato nella categoria High Fidelity, al quale chiediamo un po' il valore della, diciamo, fedeltà nell'ambito della professione di consulente finanziario. Io sono convinto che sia importante che la propria clientela abbia sempre un rapporto così intenso col proprio consulente. Questo è il mio pensiero. Sono 37 anni e più che io faccio questa attività, cioè noi l'abbiamo inventato questo mestiere, e oltretutto l'editore di Blue Rating è stato un mio collega a Bologna, Denis Masetti, con cui abbiamo iniziato insieme. Quindi lui è rimasto fedele in un certo senso alla carta, perché è nato come, non dico come editore, quindi lui è sempre stato un imprenditore puro. Io ho sempre cercato di lavorare come professionista all'interesse dei miei clienti, ma con un rapporto intenso con la mia società mandante.
che mi ha dato la possibilità sempre di mettere al primo posto la formazione. Questo per me è stato fondamentale. Quando qualcuno mi chiede in giro anche eventuali possibilità di andare da qualche parte, io gli dico sempre: verifica qual è la tua azienda che investe di più in formazione. Siamo con Alfio Canesin, vincitore nella categoria High Fidelity, al quale chiediamo l'importanza di un solido rapporto tra mandante cosiddetta e professionista della consulenza finanziaria. Sì, buonasera. Trovo che questo sia un valore molto grande, perché ci consente di svolgere al meglio con i nostri clienti la nostra professione, poiché un rapporto di trasparenza, di correttezza con la mandante permette di costruire, di aiutare la crescita della stessa azienda e della nostra proposta per meglio soddisfare le loro esigenze. Questo è, secondo me, il valore principale, sostanzialmente. Essere manager nel mondo della consulenza finanziaria è un mestiere che richiede sicuramente tanta preparazione, come quella dei vincitori della categoria manager. Siamo con Danilo De Laurentiis, anche lui vincitore nella categoria manager. Ci racconti il suo modo di essere manager? Ma guarda, io il ruolo di manager lo vivo in realtà come una vera e propria missione, perché credo che sia un ruolo essenziale che unisce quelle che possono essere da una parte le esigenze delle persone che io coordino, che oramai sono tante, sono 30 persone che coordino direttamente, e quelle che possono essere al contrario le esigenze dell'azienda, no? Quindi anche riportare il bisogno dei consulenti finanziari direttamente in azienda. Questo è, insomma, quello che mi sento di dirti in maniera diretta, insomma, sul ruolo manageriale, così come lo interpreto, insomma. Siamo con Alberino Palozzi, anche lui vincitore nella categoria Manager dei Bulletin Awards. Vogliamo capire come vive il suo ruolo manageriale. Sì, allora, il mio ruolo manageriale lo vivo in maniera abbastanza tranquillo, nel senso, nonostante i periodi che stiamo vivendo in quest'ultima fase del 2018. Oggi di che cosa hanno bisogno i consulenti? Il manager rappresenta quel collante tra l'azienda e loro, colui che, come abbiamo già detto, traduce i budget che si arriverebbero in maniera molto forte sulla rete, sarebbero devastanti. Invece il manager è proprio impegnato in questo, deve tradurre in maniera commerciale, facendo riunioni, team e così via, quelle che sono le richieste della banca, e nella stessa maniera deve assolutamente riportare all'azienda quelle che sono le problematiche che sta vivendo in quel momento, che possono essere problematiche tecniche, problematiche di formazione, problematiche semplicemente emotive. Siamo con Rossano Guerita, i vincitori nella categoria manager. Vogliamo sapere da un primatista in questa categoria come vive lei il suo ruolo manageriale. Ma devo dire che lo vivo con molta tranquillità, nel senso che da tanti anni svolgo questa attività e ho sempre cercato di fare cose molto semplici: mettere al centro le persone e aiutarle a esprimere ogni giorno le loro qualità, essendo di fianco a loro piuttosto che sopra di loro. Siamo con Silvio Ruggiu, Head of Advisory di Deutsche Bank Financial Advisors, al quale chiediamo di fare una sorta di valutazione di quello che è stato il 2018 della consulenza per Deutsche Bank e di valutare quelle che possono essere le prospettive del nuovo anno. Sì, allora, per noi il 2018 è stato un anno estremamente importante, in quanto alla fine del mese di giugno abbiamo deciso di cambiare modello di business. La decisione è stata molto forte in un momento in cui il gruppo è fortemente convinto che l'investimento sulla struttura dei consulenti finanziari in Italia sia quella che, insomma, poi alla fine pagherà nei prossimi anni. Quindi l'operazione che abbiamo portato avanti è stata quella di fare innanzitutto un rebranding, quindi una volta era Finanze Future, adesso è diventata Deutsche Bank Financial Advisors. Però questo rebranding rappresenta il momento in cui il gruppo ha aperto tutta la piattaforma di prodotti, di servizi e di consulenza, sfruttando l'expertise che c'è in giro per il mondo e mettendo questa expertise a disposizione del consulente finanziario. Noi siamo fortemente convinti del fatto che sempre più il consulente finanziario diventerà il professionista che sul territorio potrà utilizzare tutto il mondo dei prodotti della consulenza che il gruppo mette a disposizione, per esempio il supporto che diamo alle aziende,
che è un po' un elemento tipico della nuova struttura, per dare al consulente la possibilità di lavorare effettivamente a 360 gradi. Noi vediamo un mercato che anche a seguito dell'introduzione della MIFI diventerà un mercato dove il prezzo della consulenza sarà molto legato alla qualità del servizio che tu puoi offrire, e rispetto a questo devo dire che a partire dal mondo tipico, che è quello legato alla consulenza sui prodotti finanziari, la consulenza sulle aziende e tutti i servizi accessori con i quali si può fare la differenza col cliente, questo per noi rappresenterà un modello di business veramente vincente. Dopo aver parlato con i protagonisti dell'evento, aver celebrato quello che è stato il 2018 e ad aver posto le basi per un 2019 che speriamo ricco di soddisfazioni, qui da Blue Rating non resta che augurarvi una buona serata e darvi appuntamento al prossimo BFC Events. I get up with the wind, today I'm ready to win, but losing is a game, I keep my roots in, I run through blocks and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. And start to fight.